Allora sì, innanzitutto sarà una iniziativa che vedrà come suo momento centrale quello di Piazza Duomo all'Aquila, ma che si svilupperà anche sugli altri capoluoghi di provincia, ovvero a Chieti in Piazza San Giustino, a Pescara in Piazza Sacro Cuore e a Teramo in Piazza Martiri. È una manifestazione che noi abbiamo inteso con forza innanzitutto organizzarla un giorno molto rappresentativo, quello del 2 di giugno, festa della Repubblica, perché noi abbiamo intenzione di dare voce a quell'Italia dimenticata, a quell'Italia fatta di milioni di persone che aspettano ancora il pagamento della cassa integrazione, a tutti quegli autonomi che aspettano ancora il bonus, a quegli imprenditori, rischiamo che un'impresa su tre non riapra. E rispetto a questo noi vogliamo cercare invece di dar voce a quest'Italia dimenticata e soprattutto a quell'Italia che non si arrende al declino del coronavirus, che non ci sta a morire per questa crisi economica. Ed è per questo che noi simbolicamente domani nelle piazze d'Abruzzo andremo con i nostri tricolori per dire che per l'Italia c'è una grande speranza e che c'è bisogno soprattutto di interventi importanti per il nostro paese e per la nostra economia. E ci riferiamo a dei provvedimenti che avevamo proposto in Parlamento, come quello di abbattere le tasse, quello di dare liquidità alle imprese e soprattutto quello di togliere i vincoli. Non possiamo tenere un'Italia ingessata dalla burocrazia. E quindi c'è bisogno di interventi mirati per far rialzare la nostra economia, perché noi non possiamo pensare che ci sia un'Italia che vada a spasso addirittura con il bonus monopattino. Abbiamo invece un'Italia che si vuole rialzare, che vuole lavorare e il governo deve mettere nelle condizioni il nostro paese di potersi rialzare. Un po' così come è stato fatto anche per l'Abruzzo, il modello Abruzzo, ovvero ripartire subito e ripartire in sicurezza. Ed è per questo che saremo nelle piazze dei capoluoghi di provincia, nella piazza Duomo del capoluogo di regione, distanziati ovviamente in sicurezza, con un numero limitato di persone, ma era giusto per questa data così simbolica portare all'attenzione un tema molto importante che è quella della ripresa economica della nostra nazione.